Buonasera padre. Buonasera, buonasera. Allora, siamo qui per questo pellegrinaggio che ci porterà al cimitero. Sì, un pellegrinaggio che facciamo anche un po' pristino, no? Perché è chiaro, no? Chi non è insomma, il momento di fare una fiaccolata, però lo facciamo un po' presto perché la commissaria del comune lo ha chiesto di essere presente anche lei e ha chiesto appunto di anticiparlo alle 4. Andiamo al cimitero e diciamo il rosario andando, preghiera che ha il compito appunto di, ecco così, ricevere per la nostra comunità, anche è stata così diciamo umiliata, ma ecco, umiliata veramente con lo scempio che è stato fatto al cimitero. Intercedere la pace, intercedere la serenità per questa nostra comunità e anche ecco, per coloro che hanno fatto questo gesto, perché si ravvedano e ritornino a essere delle brave persone. No? Andiamo al cimitero, facciamo una preghiera, rientriamo poi in chiesa e qui in chiesa concluderemo con la celebrazione della Santa Messa. Grazie padre, buon lavoro. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno. Gesù mio, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Posto il Signore, e mi ha tratto in salvo. Il Signore è per me, non avrò timore. Che cosa potrà farmi l'uomo? Il Signore è per me, è il mio aiuto. Io guarderò dall'alto i miei nemici. Si è verificato a Samo un episodio orribile, io lo definisco. Sconosciuti sono entrati nel nostro cimitero e hanno vandalizzato quello che di più caro abbiamo, le tombe dei nostri cari. Noi della Commissione Straordinaria non siamo originari di Samo, non è questo il nostro comune, ma questo episodio ci ha scosso profondamente. Ci ha scosso profondamente perché sono quando ignoti toccano le cose che abbiamo di più caro, le cose che i nostri affetti più cari, noi ci sentiamo veramente frustrati, ci sentiamo feriti profondamente. E questo episodio è come se l'avessero fatto a noi. Quindi noi siamo vicini alla cittadinanza, soffriamo assieme a loro. Ringraziamo le forze dell'ordine perché so che stanno lavorando alacremente per cercare di individuare gli autori di questo fatto, di questo episodio orribile. Io mi voglio augurare che gli autori di questo episodio siano dei giovinastri. E allora, se così è, io mi rivolgo ai genitori, perché gli autori di questo fatto hanno lasciato dei segni e quindi i genitori sanno, possono verificare, possono controllare. E i genitori che scoprono questo devono denunciarlo, perché se stanno zitti non fanno il bene dei loro cari. Fanno il bene dei loro cari se denunciano. Solo così insegnano ai loro cari come ci si comporta tra persone civili. E quindi ci auguriamo che ci sia questo segno di civiltà da parte degli adulti, nel caso in cui questo episodio sia stato portato avanti da giovinastri. Grazie a tutti per la vostra
come dire, per il vostro senso di rispetto, per il modo vostro di agire, perché siete stati tutti composti, per la vostra compostezza, che è il modo migliore per rispondere a questi episodi. Grazie. Del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Il diavolo se ne possesse, poi lo getta nell'acqua e poi nel fuoco per distruggerlo. Se tu puoi fare qualcosa, abbi pietà. Aiutami ad aver fede. Fermo! Satana! Ti impongo di lasciare costui. Ubbidiscimi. Padre. Figlio mio, figlio mio.